Sono Aldo Aniasi, il nome mio di battaglia era Iso, io ero comandante della divisione Garibaldi Redi che operava nell'Ossola. Se non avessimo avuto l'aiuto della popolazione, se non avessimo l'aiuto delle donne che curavano i nostri feriti, delle ragazze o delle ragazze che ci facevano da staffetta, dei pastori che avevano le loro greggi dispersi, le baite bruciate, però ci aiutavano lo stesso, non avremmo potuto resistere. Ecco, quando si dice che la resistenza l'ha fatto il popolo italiano, questo è vero. C'erano mille occhi e mille orecchie che ci avvertivano dei pericoli, dei rastrellamenti che erano in corso o di ciò che stava avvenendo. Ecco, questo è stata la resistenza del popolo italiano. La storia che vi stiamo per raccontare è quella di come 80.000 abitanti di una valle in piena seconda guerra mondiale si sono liberati dal nazifascismo. C'è chi lo fa con le armi e chi con le idee. Alle pendici delle Alpi un'intera popolazione resuscita la libertà creando un mondo parallelo. L'oppressione, che per decenni ha spento le menti di un'intera generazione, viene scardinata via e una nuova luce viene lanciata in cielo a schiarire le tenebre della dittatura. Per 40 giorni torna a brillare la democrazia. La storia che vi stiamo per raccontare è quella della libera Repubblica dell'Ossola. State ascoltando il podcast Ne valeva la pena, una produzione originale Fabrica ideato da Vanessa Vidano e Fabrizio Zanotti, con il contributo e il patrocinio della Fondazione Aldo Agnasi. Puntata 1. Il corteo. Fine agosto 1944. Seconda guerra mondiale. L'Italia è dilaniata dall'occupazione nazista che domina tutta la parte centro-settentrionale del paese. I tedeschi combattono a sud le truppe anglo-americane che sono sbarcate 13 mesi prima in Sicilia e risalgono il paese obbligandoli a retrocedere sempre più verso nord. A sostenere i tedeschi nella lotta contro le forze alleate c'è quel che rimane dell'esercito di Mussolini, la Repubblica Sociale Italiana, che ormai esegue le direttive dell'esercito del Reich nella speranza di frenare l'avanzata nemica. Ma dalla caduta del Duce, quel fatidico 25 luglio 1943, un altro esercito si è andato formando. Loro, i nazifascisti, li chiamano i banditi. Li trattano con scherno all'inizio. Sono solo degli sbandati, soldati che si rifiutano di arruolarsi alle armi e che fuggono vigliacchi in montagna. Ma più passano i mesi e più questi vigliacchi si trasformano in qualcosa di molto meno rassicurante. I banditi e gli sbandati diventano un esercito di volontari. Le loro azioni di guerriglia diventano sempre più elaborate, i loro capi sono sempre più organizzati e i generali anglo-americani iniziano a vederli come una vera e propria risorsa. Sono un esercito di popolo che, se all'inizio fa sorridere i colletti saettati, un anno dopo la caduta del fascismo sta impegnando le truppe del Reich molto più del previsto, obbligando il generale Albert Kesselring, comandante in capo dell'esercito nazista sul fronte italiano, a emanare un ordine di rastrellamento che nel giugno del 1944 impiegherà decine di migliaia dei suoi soldati. La guerra ai partigiani d'Italia è diventata per i nazisti il loro ennesimo fronte di combattimento. I
In quelle settimane di fine estate, tuttavia, il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, che ha sede a Milano e che coordina le formazioni partigiane, guarda con curioso interesse ciò che sta accadendo in una valle dell'Alto Piemonte che confina con la Svizzera, la Val d'Ossola. I comandanti del CLN scrutano la mappa geografica della zona e si rendono conto che quella valle è in una posizione unica. Lunga, molto popolosa, profonda, difesa sui due fianchi da montagne impervie, ma con ben due aperture verso la Repubblica Elvetica, che essendo paese neutrale ospita i servizi segreti alleati e molti antifascisti espatriati. La Val d'Ossola comunica con la Svizzera attraverso il valico del Sempione e la Valle Vigezzo e uomini e informazioni vanno e vengono in continuazione da quei passaggi. A sud della valle, invece, una strozzatura naturale la rende particolarmente facile da chiudere e proteggere. I comandanti del CLN hanno chiara la cartina, ma non sarebbero così interessati a quella zona se non sapessero che cosa vi sta accadendo. Oltre alla posizione strategica, infatti, c'è dell'altro. La resistenza in quei monti è particolarmente combattiva e nonostante i nazifascisti a giugno, appena due mesi prima, abbiano messo a ferro e fuoco interi villaggi e ucciso centinaia di persone, la cittadinanza e i capi partigiani della zona non demordono. Hanno iniziato una controffensiva agguerrita e i tedeschi stanno perdendo mano a mano i loro presidi. Milano, quindi, guarda la Val d'Ossola con molta attenzione. Ma torniamo indietro di qualche mese. La Val d'Ossola ha visto formarsi molti gruppi di partigiani già subito dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943. Due mesi dopo, Villa d'Ossola, un paese di 4.000 anime a pochi chilometri da Domodossola, organizza una delle prime insurrezioni civili e operaie d'Italia. I capi partigiani iniziano quindi a dividersi le valli, organizzando presidi che diventano punti di reclutamento e di logistica. Le bande ingrossano in poco tempo le loro fila e diventano brigate. La popolazione inizia ad aiutarli con viveri e nascondigli, li protegge, gli dà informazioni. All'inizio del 44 l'esercito tedesco capisce che quell'insieme di valli, alcune impenetrabili, altre più accessibili, può essere una spina nel fianco per le sue retrovie strategiche e dà il via a una serie di azioni di controguerriglia che costerà la vita a molti combattenti dell'una e dell'altra parte. Nella primavera di quell'anno, poi, scatta l'ultimatum della chiamata alle armi della Repubblica Sociale Italiana e dell'Esercito del Reich, che minaccia di morte chiunque rifiuti l'arruolamento. In quelle settimane sono tantissimi gli antifascisti che scappano dalle città per rifugiarsi nella strategica Val d'Ossola. Arrivano in massa anche da Milano, dove è iniziata una vera e propria caccia all'uomo, ma potremmo dire anche caccia alla donna. Sulla scrivania del convitto Niguarda un telefono squilla. Maria Peron risponde. Sì? È la direttrice. La sua voce è glaciale e tradisce appena una nota di tensione. Signorina Peron, parta immediatamente per le ferie. Maria posa la cornetta e abbassa il capo sul tavolo. Per lei è giunto il momento di entrare in clandestinità. Infermiera dell'ospedale Niguarda di Milano è ormai da mesi impegnata a far fuggire ebrei antifascisti dalla deportazione. Li nasconde in case sicure, falsifica i documenti, nasconde le cartelle cliniche. La sua guerra personale lei l'ha iniziata subito dopo l'8 settembre, quando capisce che chi viene portato ai treni non tornerà mai più. La sua coscienza non riesce a sopportarlo e inizia a combattere una guerra senza armi, una guerra d'astuzia che ha come unico ordigno a disposizione la medicina. Maria arriva a Milano a 25 anni con il diploma di infermiera. Entra nell'ospedale Niguarda e dopo la caduta del Duce inizia a tessere un'attività clandestina fra le corsie dell'ospedale. I protagonisti delle sue storie sono tutti ammalati o presunti tali. Sono decine gli ebrei a cui vengono falsificate le cartelle cliniche per poterli trasferire di reparto in reparto. Lei, la centralinista all'ingresso, l'infermiera del pronto soccorso, una suora e addirittura i ricoverati meno gravi collaborano per mesi sotto il naso dei fascisti che piantonano le corsie a un piano geniale.
Gli abiti per travestire gli ebrei sono nascosti nella camera mortuaria. Lì i degenti entrano e si tolgono il pigiama, recandosi all'uscita. Sulla porta, gli uomini del GAP, i gruppi di azione patriottica partigiani, travestiti da tedeschi, li prendono in custodia e se li portano via. Gli ebrei che fuggono dal Niguarda in quei mesi sono tantissimi. La notizia si diffonde e arriva al carcere di San Vittore. All'ospedale telefona quindi un consulente del carcere. Ho saputo cosa state facendo al Niguarda. Ottimo lavoro. Ma ricordatevi che anche qui c'è bisogno di una mano. I prigionieri politici sono tanti e se non facciamo qualcosa in fretta, verranno portati via tutti. Maria è incerta. Loro sono troppo pochi e impreparati per un'operazione di quel tipo. Il consulente dice di poterla mettere in contatto con una suora nella cappella del carcere. Con quella scusa, Maria entra ed esce da San Vittore 3 volte. Prende contatto con il medico carcerario, poi con i detenuti e iniziano a immaginare una strategia. Tabacco sotto le ascelle. Frizioni. La temperatura corporea sale notevolmente, al punto che il dottore deve chiedere il trasferimento del detenuto in ospedale. Una volta lì, i detenuti escono nello stesso modo dei ricoverati ebrei. Per un po' funziona. Ma il 20 aprile del 44, i fascisti mangiano la foglia e organizzano una retata improvvisa. I gappisti vengono arrestati e la cellula clandestina di Maria Peron, durata 6 mesi, si spegne. La telefonata della direttrice allerta Maria, che prende una borsa medica, la riempie in fretta di quel che le capita sotto mano, siringhe, disinfettanti, qualche farmaco di emergenza. Prende una valigia per sé con poche cose, toglie la gonna e infila un paio di pantaloni. Scarpe comode. In testa un cappello dove nasconde altre fiale. Si butta nel montacarichi e raggiunge i sotterranei dell'ospedale. Arriva alla vicina chiesa, dove il parroco la fa fuggire verso il convitto. Da lì deve buttarsi giù da una finestra verso un campo di grano, dove l'aspetta un altro collega in fuga. Nel frattempo, i nazifascisti stanno setacciando da cima a fondo l'ospedale. Un gruppo di partigiani li raggiunge e li aiuta a fuggire di notte in Valgrande, nella zona dove opera il comandante della formazione partigiana Valdossola, Dionigi Superti. Benvenuta Maria. Qui il lavoro non ti mancherà. Le infermiere sono pochissime e i feriti tanti. Questa è la prima frase che si scambiano lei e il comandante. Da quella sua prima notte in Valgrande, all'osteria Maruzzi, arriviamo ai giorni che precedono il rastrellamento. Maria, in quel mese e mezzo appena, organizza piccoli pronto soccorso da campo, trasforma la seta dei paracadute rinvenuta nei boschi in fasce bendaggi, si procura le stecche da mettere nelle ingessature dei fratturati. Da Intra arrivano cotone, alcol, medicinali e la voce che c'è una nuova infermiera di città si sparge in fretta in tutta la valle. Una piccola baita viene trasformata in ospedale, nelle mangiatoie riposano i feriti su sacchi di foglie, nella piccola cucina si arrostiscono castagne e si cucina polenta. L'ospedaletto funziona e la stessa cosa viene organizzata in altri punti strategici. Maria parte la mattina e rientra al pomeriggio, porta medicine agli altri presidi, fa iniezioni in casa, estrae denti cariati. Il suo braccio destro è un ragazzino di appena 13 anni, Luciano Morandi, del villaggio di Ciambasca. Luciano ha in tasca una piccola pistola ed è pronto a difendere l'infermiera che, si sa, di armi non ne vuole portare. La strana coppia che si aggira per la valle è conosciuta da tutti. Il piccoletto è quella ragazza, vestita con scarponi e divisa militare americana, una croce rossa sul petto, i capelli lisci e castani sempre tirati indietro in una coda stretta e lo sguardo di chi ormai vede lontanissimo. L'11 giugno inizia il rastrellamento della Valgrande. Maria e i feriti devono fuggire dalle baite perché i nazifascisti stanno incendiando interi villaggi. Si forma una colonna che a fatica si trascina fino all'Alpe Vellina, dove li aspetta il comandante Mario Muneghina, detto Mario, anche lui della Brigata Valdossola.
Vorrebbero portarli in Svizzera, però Maria sa che i suoi malati non ce la possono fare. Così trova una grotta e appronta un rifugio. Aspettate qui, che scendo in paese. Appena la donna arriva giù a valle, scorge i roghi in lontananza. Abbiamo un mucchio di feriti lassù nella grotta, ho bisogno di aiuto. Alcuni contadini le cambiano i vestiti. Meglio somigliare a un pastore che a un soldato americano. In questo modo riesce a fare avanti e indietro anche se sulla sua testa ormai c'è una taglia di 5.000 lire. Tutti sanno di quell'infermiera instancabile, anche i nazifascisti. Cammina e cammina sulla terra bruciata dove trova solo carcasse di animali carbonizzati. Sfamerà per giorni i suoi malati con mezzo bicchiere di latte a testa. Molti di loro non ce la fanno. Qualche giorno dopo si imbatte in un corpo. È un ragazzino, pensa sia morto. Poi sente un rantolo, lo gira e vede che ha il ventre squarciato. Ma è vivo! Maria non può muoverlo e per 27 giorni fa la spola dalla grotta al bosco per tenerlo in vita. Poi capisce di doverlo operare e chiede aiuto per trasportarlo in una baita. A lume di candela, Maria Peron, infermiera di 25 anni, opera il ragazzo all'addome. In ospedale ha assistito a decine di operazioni e ha capito una cosa fondamentale. Non bisogna avere dubbi, forza e calma. Il ragazzo urla di dolore, perde sangue, però Maria non si distrae. I tedeschi nel frattempo arrivano all'esterno della baita, ma dentro vedono solo valligiani disperati per un ragazzino ferito. Danni collaterali, non gli interessa. Dopo 2 giorni di agonie, il ragazzo si sveglia. Maria continuerà la sua personale battaglia fino alla liberazione, saltellando in mezzo ai boschi con il suo aiutante, da una grotta a una baita, ormai inarrestabile. Quando arriva lei, comandanti, uomini, donne, bambini, tutti le rivolgono un saluto di sollievo e fra una ferita e l'altra. Incontrerà anche il suo futuro marito, un georgiano fuggito dai reparti nazisti che combatte con i partigiani. Dopo la fine della guerra, si sposeranno. Appartenenti alle classi dal 1914 al 1927, che sino al giorno 17 giugno 1944, ore 12, non hanno sulla propria carta di identità il timbro del comando germanico, vengono dichiarati come banditi e sottoposti alla pena di morte. L'ultimatum e la chiamata alle armi dei nazifascisti è il sigillo a un periodo di combattimenti e rastrellamenti che hanno messo a ferro e fuoco tutta la Val d'Ossola, ormai considerata zona nemica in cui dispiegare intere divisioni. 5.000 uomini della SS Polizei, della Feldgendarmerie, della Guardia Nazionale Repubblicana, della Decima MAS e della Legione Autonoma Repubblicana solcheranno gli stretti canaloni della Val Grande e delle valli circostanti per stanare i 500 partigiani asserragliati fra i boschi. Di loro, circa 300 perdono la vita. Da sotto il liquido rivelatore nella vaschetta, chino sul tavolo, immerso nella luce rossa della sua camera oscura, il fotografo Moscardelli di Intra vede una macchia nera farsi mano a mano sempre più nitida. Capisce in fretta di cosa si tratta. Le voci da fondotoce sono già arrivate nel tardo pomeriggio. Li hanno ammazzati tutti. Il soldato tedesco alle sue spalle lancia una frase che gli mette fretta e il fotografo appende ad asciugare le 3 fotografie che gli è stato ordinato di sviluppare. Ma nella sua testa sta pensando a una sola cosa. Deve riuscire a farne una copia. Le deve conservare. Quelle 3 foto devono vederle tutti. Quelle 3 foto sono la prova di un eccidio che la storia dovrà conoscere. I tedeschi se ne andarono e mandarono tutta la popolazione, fermarono i tram, mandarono tutti giù a vedere che cosa avevano fatto. Infatti rimasi sempre fingendo morto finché la popolazione si è accorta che ero ancora vivo. Cercarono di aiutarmi, però non potevano portarmi via perché c'erano sempre i tedeschi avanti e indietro. Rimasi circa 2 ore, poi non potendone più gli ho detto fate presto aiutarmi perché ormai muoio. Infatti mi tirarono via i morti che avevo di sopra, poi c'erano barriere davanti ai militi che c'erano rimasti qua di guardia, mi buttai nell'acqua. Dove c'è questo canale, cominciai a dissetarmi e poi attraverso il canneto
dal canetto andai su fino diciamo lì un pezzettino della montagna. Lì caddi svenuto, fui raccolto da due contadini e curato in modo sommario. Dopo quattro giorni fui condotto nell'ospedale da campo, dove c'erano tutti i feriti che si erano salvati nell'arrestamento di giugno. Carlo Suzzi, 18 anni, sta marciando lento insieme al corteo. Da dove si trova riesce a scorgere da dietro che i due uomini in testa reggono ciascuno un bastone a cui è stato appeso un cartello. Sul cartello, nitide lettere nere come la pece trafiggono la tela. Perfettamente tracciate con mano ferma, le lettere sono quelle dei caratteri che accompagnano da sempre la propaganda fascista. Smussate, con qualche svolazzo, ma pesanti come macigni. Da lontano chi vede la scena legge solo una parola, centrale, scritta due volte più grande delle altre. D'Italia. Mano a mano che la macchia umana si avvicina, i dettagli iniziano a delinearsi. Sul cartello, la scritta dice: questi sono i liberatori d'Italia o sono banditi? E sotto al cartello decine di persone in abiti stracciati, dai volti tumefatti, alcuni scalzi, esausti, avanzano trascinandosi, lanciando sguardi furtivi ai sette soldati delle SS che li scortano, armati, a qualche metro di distanza. In testa al corteo Carlo scorge una donna proprio sotto il cartello, nel centro. La riconosce, si chiama Cleonice Tomasselli, detta Nice. È arrivata pochi giorni prima da Milano per unirsi alla resistenza della Val d'Ossola. Ha i capelli scuri, un foulard in testa legato dietro al collo. È vestita in abiti civili, una giacca sulle spalle, una camicia coi disegni floreali, una gonna scura sotto le ginocchia, le scarpe basse. Tra le mani stringe al grembo una borsa, piuttosto ampia, e tiene lo sguardo fisso verso terra. Povera Nice, pensa Carlo, potevi rimanere in città. Qui hai trovato subito l'oro. Loro sono i soldati tedeschi, che in quel momento si divertono a lanciarsi frasi incomprensibili. A un certo punto intimano i partigiani di fermarsi. Un soldato si allontana dal gruppo di una decina di metri e punta verso il corteo una macchina fotografica. Strilla qualche parola e gli occhi spaventati delle 43 persone in fila si girano timidamente in direzione della foto. Carlo guarda di lato. Clic! In un singolo istante, mille mondi si incrociano. Nella foto rimangono intrappolate tutte le anime perdute di quel macabro corteo. Quelle dei 43 partigiani dai volti sbiechi e terrorizzati, quelle dei sette soldati tedeschi in posa con i sorrisi giocosi e in lontananza le ombre dei testimoni, inerti davanti alla violenza della vita. Clic! Un'altra foto e poi un'altra ancora. La processione continua, va per chilometri da intrafondo Toce. 43 corpi ancora vivi ma spenti dalla paura vengono fatti salire e scendere dai camion perché possano essere esibiti in tre punti distinti: a Intra, a Pallanza e a Suna, penultima tappa. A fondo Toce vengono fatti camminare, sempre con il cartello tenuto a fatica, fino al canale che congiunge il lago Mergozzo con il lago Maggiore. Carlo si alza in punta dei piedi per capire cosa succede più avanti. Vede un soldato strappare il cartello ai primi della fila. Un attimo di silenzio. Stanno capendo come procedere. Si scambiano qualche frase. Un gendarme propone qualcosa. La risposta è «Nein!». Un altro disegna con il fucile un ampio cerchio nell'erba accanto al terreno battuto della stradina che porta alle rive del lago. Qualcuno degli altri fa un cenno di assenso. «Cosa significa il cerchio?», chiede Carlo ai suoi vicini. Nessuno risponde. Gli occhi sono ipnotizzati dalla scena. Numeri, perimetri, fucili, caricatori. I tedeschi contano. A un certo punto, una frase più concitata delle altre li risveglia da quel tempo sospeso e la vita riprende a scorrere. I primi tre della fila, i due uomini che reggevano il cartello e la donna centrale con la borsa, vengono spinti prima in avanti e poi di lato, vengono portati davanti al cerchio tracciato sull'erba e davanti a loro, a pochi metri, i soldati tedeschi si dispongono su due file, una in ginocchio e l'altra in piedi. È una questione di secondi. Mentre i nazisti controllano i loro fucili Mauser e le cariche,
La donna alza il volto al cielo e squarcia il silenzio. Facciamo vedere come sappiamo morire! Viva l'Italia! Il suo urlo arriva come uno schiaffo sul viso dei tedeschi che imbracciano l'arma e ordinano un comando. Sparare! Una piccola folla, a una cinquantina di metri, cerca di scorgere tra i canneti che cosa sta accadendo. Ma i giunchi sono troppo alti. I pugni si stringono, le gole si chiudono, le lacrime scendono soffocanti. Tutto quello che sentono per quasi mezz'ora sono spari. Ma prima di quegli spari c'è sempre un grido. «Che cosa dicono?» chiede un anziano ormai sordo. «Dicono... Viva l'Italia!» sussurrano gli altri. Il cumulo di cadaveri viene meticolosamente disposto dai soldati tedeschi dentro al perimetro del cerchio tracciato dal soldato 43 vite prima. Vengono rimesse le sicure ai fucili e caricati in spalla, facendo le ultime considerazioni sulla fine dell'operazione. Poi i militari si allontanano a passo sostenuto dalle rive del canale. La piccola folla di spettatori poco a poco si avvicina furtivamente. Arrivano al canale. I tedeschi, ormai lontani qualche decina di metri, si fermano per controllare la scena sospettosi. I vivi si avvicinano ai morti, quatti quatti. C'è chi recita un rosario, chi impreca, chi non ha forze se non per guardare. I corpi giacciono scomposti gli uni sugli altri. Ma torniamo indietro di 20 minuti. L'aria è afosa, umida. L'acqua del canale scorre dietro al canneto e a pochi metri si vede la distesa d'acqua del Lago Maggiore e a semicerchio, dietro le montagne. Il Mottarone, il Monte Orfano, il Monte Acuto, dietro di loro la Val d'Ossola e la Val Grande. Carlo sente Cleonice gridare una frase, poi gli spari. Vede i tedeschi prendere i tre corpi e trascinarli nel perimetro del cerchio. Fanno avvicinare altri tre e li dispongono dove prima c'era Cleonice con i suoi due compagni e altri spari. Ma anche altre grida. La scena è allucinata. I tedeschi fucilano e spostano i cadaveri come se fossero in un mattatoio. I partigiani procedono alienati verso la morte. Nessuno ha gesti di ribellione. Nessuno, tranne uno. A un certo punto un ragazzo inizia a correre e a urlare di follia nel disperato tentativo di scappare. Cade, viene raggiunto da un tedesco e fucilato. Carlo avanza nella coda. In quel momento la sua mente è un turbinio di immagini. Si ricorda della prima volta in cui da ragazzino è scappato da casa. Pensa a suo padre, che è andato a lavorare in Germania, a sua nonna, a cui vuole un gran bene. La fila avanza, ma Carlo continua a vedere scene della sua vita scorrere senza che lui possa fermarle. Gli sembra di vedere tutto dall'alto, come nel giorno del giudizio finale. Il mondo in quel momento gli pare una meraviglia. Le montagne non sono mai state così belle. I suoi compagni non sono mai stati così valorosi. Lui non è mai stato così grato di quello che ha avuto. Poi lo prendono per il collo. Due soldati tedeschi lo afferrano e lo trascinano in avanti. Carlo, distinto, si stringe ai due compagni che sono con lui. Uno è Rizzato, che ha combattuto con gli alpini e porta ancora il cappello piumato. L'altro è un ragazzino di 15 anni che sa solo venire da Varese, ma che stringe forte a sé. In quel momento sono le uniche due persone di cui può ancora sentire la vita. Un colpo gli squarcia la schiena, come una bastonata. Carlo cade per primo. Due colpi lo hanno trafitto anche nel braccio sinistro, un altro nella scapola destra. In tutto sono 5 proiettili. L'alpino Rizzato gli è caduto addosso e lo copre con il suo corpo inerte. Quello del ragazzino si è accasciato invece di traverso e i suoi due compagni morti formano una croce sopra di lui. L'unica parte di Carlo che vede ancora il cielo è il suo occhio sinistro, che tiene fisso davanti a sé. «Ehi, ma questo qui è ancora vivo!» sussurra una donna. Sotto la massa di corpi si sente un rantolo. Alcune persone si avvicinano dando le spalle ai tedeschi che in lontananza continuano a osservare la scena e parlottano sottovoce. «Non ti muovere, devi aspettare il buio!» Carlo non risponde, respira. «Quando se ne sono andati, trascinati fino al canale, in qualche modo ti troviamo!» Carlo respira, batte la palpebra dell'occhio sinistro. La donna si inginocchia fingendo di carezzare un corpo e con voce sicura bisbiglia: «Ragazzo, non mollare, mi raccomando, fagliela vedere a quegli assassini!» Al calar della notte, Carlo Suzzi è ancora vivo. Si trascina al canale, nuota,
viene trovato da due contadini nascosto e curato. Nel giro di poche settimane tornerà nelle formazioni partigiane che combatteranno per la liberazione della Valdossola. Carlo vive e il suo nome di battaglia sarà per sempre 43. Ma i tragici eventi di quel giugno del 44, invece di segare le gambe della resistenza partigiana e di rintanare la popolazione con la minaccia di ripercussioni, cementerà in quei luoghi la lotta al nazifascismo. Le esecuzioni pubbliche fanno crescere a dismisura lo sdegno fra i civili, che guardano i partigiani come un esercito di salvezza con cui allearsi. E a 130 km di distanza, a Milano, i comandanti del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia si rendono conto che in quelle valli sta per succedere qualcosa di inaspettato. Questa puntata avete ascoltato l'audio originale di Aldo Agnasi, partigiano ISO, comandante della seconda divisione Garibaldi Redi, poi sindaco di Milano, deputato e ministro della Repubblica Italiana. Avete ascoltato inoltre l'audio tratto dal documentario di Rai Storia La Repubblica dell'Ossola e l'eccidio di Fondo Toce del 1965 di Carlo Suzzi, partigiano 43, unico sopravvissuto all'eccidio nazista di Fondo Toce. Questo podcast è stato realizzato con il contributo della Fondazione Aldo Agnasi e la collaborazione del Centro Ricerche della Casa della Resistenza di Verbania. Il podcast Ne valeva la pena è una produzione originale Fabrica. I testi e la ricerca storica sono di Vanessa Vidano e le musiche originali e il sound design di Fabrizio Zanotti.